Benvenuto su Fuori Orario, io sono Luca Villa e in questo podcast troverai consigli sulla musica da ascoltare, sui film da guardare e sul tipo di caffè da bere. Se quello che hai ascoltato ti è piaciuto, clicca su Seguimi, pigia sulla campanellina e vota 5 stelle questo podcast. Oppure non fare nulla e continua a cercare nuovi episodi disponibili ogni qualvolta le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. Testo e voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Masao. Bentornati su Fuori Orario. Oggi si parla del concerto che Roger Waters ha suonato a Milano lo scorso 1 aprile, l'ultimo dei quattro in programma nella medesima location, prima del suo ritorno in Italia a fine mese per altri tre concerti all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Gran successo, insomma. Quanto sentirete in questo episodio di Fuori Orario non è una recensione in sé del concerto, lo ammetto. Mai e poi mai mi metterà in competizione con i Pink Floydiani convinti, che semmai li ascoltano da 50 anni. Piuttosto sono alcune considerazioni nate dopo aver visto per la prima volta dal vivo questo leggendario artista. Dopotutto bisognava chiudere un cerchio aperto ben 29 anni fa a Modena con i Pink Floyd, ma quella volta ovviamente Waters non era della partita, motivo per il quale io insieme a mio papà siamo partiti alla volta di Milano in tarda mattinata per raggiungere il sempre figo, nonostante gli anni, Forum di Assago. La prima cosa che sconvolge del concerto di Waters, ancor prima che lui ci salga, è il palco, creato a formare una specie di croce di maxi schermi che dopo la prima canzone del set, Comfortably Numb, si alzano e rimangono sospesi per il resto dello spettacolo, andando a creare immagini, proiettando video, scritte, quasi sempre sottotitolate, e creando di fatto un'esperienza immersiva come ben pochi altri concerti riescono a far immergere lo spettatore così a fondo. E in culo ai superpalchi del cazzo, tutti neon coriandoli e cazzate simili di gente come Muse o Coldplay, ben da dire. Ma a proposito, ma quanto cazzo spacca la nuova versione riarrangiata di Comfortably Numb? Plumbea, claustrofobica, oscura, davvero sensazionale. Quando è partita mi sembrava di essere sul set di Blade Runner. Poi ovvio c'è lui, c'è Roger Waters, un pezzo molto importante della storia della musica rock e non solo, della psichedelia ma anche del prog. Insomma, una leggenda della musica che non ha certo bisogno di presentazioni. Quello che mi ha davvero convinto di Waters è che rispetto a tanti altri artisti della sua generazione, che non vanno in pensione ma che si ostinano a continuare ad andare in tour senza un perché, che ormai non sono altro che jukebox umani, diciamolo pure, Roger è invece ancora sul pezzo, è vivo, ci crede per davvero, roba rara in questi tempi, anche tra chi di età ha la metà dei suoi anni. Ed è politico, anzi iperpolitico, e anche se a volte scade un po' nella autoreferenzialità, ha un messaggio che riesce a far arrivare forte e chiaro a tutto il pubblico. C'è comunque anche chi si lamenta, chi vorrebbe solo le canzoni dei Pink Floyd, che comunque ci sono, chi vorrebbe un concerto più rock, cazzo, non stanno suonando gli AC/DC, chiaro no? C'è chi al bar dice sembra di stare in teatro, ma tutti questi dimostrano di non aver capito quasi un cazzo di Waters. Peccato per loro, ma non per tutti gli altri che invece si emozionano davanti a certi messaggi sociali sui quali non è possibile davvero rimanere indifferenti. Se in tanti della sua generazione, vuoi per l'età, vuoi per la passione che lentamente si è affievolita, paiono non credere nemmeno più nella musica che hanno composto proprio loro, Roger invece dimostra, nelle oltre 2 ore di concerto, non solo di credere in quello che canta, ma pare che la sua stessa vita dipenda davvero da quei messaggi, di quelle canzoni. Poco importa se sono state scritte 50 anni fa o se sono tratte dal suo ultimo disco in studio. Poi certo, siccome non risparmia davvero nessuno, Waters può piacere o essere odiato, ma quello che è sicuro è che non può lasciare indifferenti. Poi ovvio, ci sono le canzoni. E che canzoni? Ci sono i classici dei Floyd, come Another Brick in the Wall, Have a Cigar, ma anche la doppietta Wish You Were Here e Shine On Your Crazy Diamond, tutte dedicate al compianto Syd Barrett. This is not a drill.
dopo tutto. La parte invece più sconvolgente a livello musicale e visivo è la parte finale del primo atto, con Ship, l'unica canzone tratta da Animals, e l'inizio della seconda parte del concerto, con In the Flesh and Run Like Hell, con Waters che si veste come un gerarca e spara a salve sul pubblico, dove passano davanti agli occhi tutti i motivi per i quali non solo siamo nei Pink Floyd, ma anche lo stesso Waters. Pecore, prima, maiali, poi, che volano sopra il pubblico, messaggi contro i governi, contro chi è razzista, contro le diseguaglianze nel mondo, contro i ricchi. Nelle sue canzoni, nei suoi messaggi, saltano spesso fuori le parole human rights, diritti umani, diritti calpestati anche dai tanti criminali di guerra, da Reagan a Trump, senza tralasciare Obama e il presidente ora in carica, Joe Biden. Un messaggio potente, davvero potente, controverso quanto diretto, che può piacere o no, ma che spinge obbligatoriamente a riflettere. Poi ci sono le sue canzoni da soliste, che in tanti fan paiono non amare, ma che per me sono stati momenti altissimi, come The Powers That Be, tratta da Radio Chaos, il secondo LP solista di Waters, oppure l'emozionante Déjà Vu, uno degli apici del concerto per me, oppure ancora l'inedita The Bar. Trovate il video nella descrizione di questo episodio, che è un po' la canzone collante di tutto lo spettacolo e che viene ripresa anche verso il finale, quasi legata a Outside the Wall, che commuove e dove Roger ricorda anche il papà, tutta la sua famiglia, e ringrazia tutti i musicisti che l'hanno accompagnato, dalle due bravissime coriste fino ad arrivare al grande Jonathan Wilson alla chitarra e alla voce, Joey Waronker alla batteria, che anni fa si esibiva con i Rem e pure con Beck, e al saxofonista Seamus Blake, che ogni tanto ruba la scena proprio a tutti grazie alla sua bravura. Impossibile poi non menzionare la parte di concerto riservata a Dark Side on the Moon, che parte con la classica Money e termina con la doppietta Brand, Image, Eclipse, dove grazie a un portentoso gioco di luci si riforma dal vivo il prisma dell'iconica copertina, da rimanere a bocca aperta per davvero. Insomma, un concerto che di sicuro non lascia indifferenti, per me persino superiore a quello che vidi ormai 30 anni fa dei Pink Floyd. Ma lì li vidi davvero in fondo con oltre 50.000 persone e in fondo io avevo solo 14 anni. Uno spettacolo di un artista che crede totalmente in quello che fa. Che poi vi piaccia o meno è tutta un'altra storia, ma se non vi dovessero interessare i messaggi politici di Waters, come dice la voce fuori campo all'inizio del concerto, siete sempre liberi di andare a fanculo. Diretto, politico, a volte sopra le righe, altre un po' troppo nostalgico, ma anche autentico, senza mezze misure e senza peli sulla lingua. Ma quanti fax si sentono durante il concerto? Più che un concerto hardcore punk, eh? Ma avercene come lui.